Cari amici ed amiche di Diritto al Punto, bentornati. Oggi con noi abbiamo un ospite speciale, è il professor Federico Bambi, docente a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze. Attualmente è titolare sia della cattedra di lingua giuridica del corso della laurea magistrale di giurisprudenza, nonché di quella di storia del diritto nel percorso di laurea italo-tedesca, oltre a numerosi insegnamenti presso altre scuole dell'università. Il professor Bambi è inoltre accademico ordinario della Crusca e socio della SISD, che è la Società Italiana di Storia del Diritto, e dell'ASLI, Associazione per la Storia della Lingua Italiana, e dell'Associazione ITERM, Associazione Italiana per la Terminologia. È componente del comitato di direzione e redazione della rivista dell'Accademia della Crusca, studi di lessicografia italiana e del consiglio di redazione dei quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno. Benvenuto professore, grazie infinite per aver accettato il nostro invito. Sono venuto molto volentieri e grazie a voi per avermi invitato. Bene. Prima di iniziare, come al solito, volevamo ricordarvi che, come tutte le puntate con ospiti, anche questa sarà in versione video sul nostro canale YouTube, al quale, come sempre, vi raccomandiamo di iscrivervi per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Ma, come ci ricorda il grande Vate Virgilio, tempus fugit, per cui archiviate gli avvisi di rito, partiamo subito con la prima domanda. A te, Cosimo. Sì, professore, senta, la prima domanda sicuramente è quella relativa al suo recente articolo pubblicato dall'Accademia della Crusca dal titolo Una lingua davvero per tutti, quella del diritto. L'analisi del tema parte proprio dal richiamo ad alcuni esempi virtuosi, direi, di scrittura giuridica risalenti al passato, o comunque più o meno recenti. Ma per quanto riguarda invece la fase attuale, potremmo dire che stiamo assistendo davvero ad un'involuzione degli operatori del diritto in punto di logicità, chiarezza del lessico giuridico, cioè la domanda è proprio, invece che uno sviluppo positivo, abbiamo uno sviluppo purtroppo negativo? Ovviamente mi riferisco non solo al legislatore in generale, ma a tutti i professionisti che ne fanno uso, compreso noi giovani avvocati. La risposta inizia con un chissà. Inizia con un chissà perché qualche tempo fa, navigando su internet, ho trovato un articolo in cui si diceva: "Ah, oggi gli avvocati scrivono malissimo, sono prolissi, mentre gli avvocati 60 anni fa, ah sì, davvero sapevano costruire gli atti con tutti gli argomenti retorici al posto giusto, con la struttura retorica e dialettica dell'atto ben realizzata. Ecco sì, allora 60 anni fa c'era la possibilità di leggere davvero delle belle comparse conclusionali che facevano individuare immediatamente la questione giuridica e quindi davvero aiutavano anche il giudice a scegliere la soluzione per quella controversia. Ma guarda, ma senti, ma guarda, che problemi proprio di oggi? Ma chi ha scritto questo articolo? Vado a cercare l'autore, scorrendo le pagine, e alla fine individuo l'autore. Piero Calamandrei. Ho detto, vabbè, allora però siamo agli anni 50, non... No, Piero Calamandrei negli anni 20. Scriveva queste cose Piero Calamandrei negli anni 20 in un articolo, leggetelo perché è un bell'articolo ancora oggi, che si intitola Troppi avvocati. Come vedete, le questioni che oggi si dibattono sono questioni che hanno sempre un po' caratterizzato, non dico il nostro settore, ma forse tutti i settori, proprio probabilmente per quell'effetto particolare che fa il tempo. Il passaggio del tempo ci fa spesso ricordare con piacere situazioni del passato, che forse quelle situazioni nel passato non le abbiamo vissute con altrettanto piacere. Come ad esempio chi ricorda con piacere l'esame da procuratore, ma in realtà quando ha fatto l'esame da procuratore ha durato una grandissima fatica e probabilmente sacramentava in continuazione. Anche chi oggi dice: "Ah, tornerei volentieri a quei momenti". Quindi è vero, oggi la lingua del diritto non vive un bel momento, ma non è detto che poi in passato ne abbia sia stata davvero migliore. Il problema è sempre quello. Tanto questo vale tanto per il legislatore, vale per il giurista in generale, cioè per la lingua del diritto in generale. Occorrerebbe sempre e comunque che chi scrive
di diritto o per il diritto, quantomeno si ponesse il problema dei destinatari, pensasse ai destinatari. E questo vale non solo per la legge, naturalmente, ma vale anche per l'atto dell'avvocato o per l'atto del giudice. Pensiamo all'atto del giudice. La sentenza ha necessariamente una duplice funzione. Una funzione endoprocessuale, e va bene, parola difficile, ma si capisce. Ma anche una funzione extraprocessuale, perché la sentenza, non a caso le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano, ma serve anche a comunicare la sentenza, dico, a tutti i cittadini come si svolge e come viene applicata la giustizia. E quindi anche nella sentenza si dovrebbe tenere, usare un lessico capace di arrivare anche al cittadino comune. Naturalmente io non voglio proporre semplificazioni, perché semplificazioni sono sempre eccessive. La lingua del diritto è una lingua tecnica e come tale deve rimanere. Però certo, può essere e quindi il tecnicismo, quello che viene chiamato tecnicismo specifico, cioè la parola tecnica, deve essere inevitabilmente mantenuta, proprio per ragioni di chiarezza. Perché se io voglio indicare che certi rapporti sono sul piano sostanziale molto talmente legati tra loro che non possono essere decisi in unico giudizio, io da giurista non posso che usare, da giurista civilista, non posso che usare l'espressione litisconsorzio necessario. E questa è un'espressione che per i giuristi è subito chiara e immediata. Certo, chi non è un tecnico rimane sorpreso, non capisce, ma quello che è importante capisca all'interno del discorso giuridico che quella è una parola tecnica, perché una volta individuato quella come parola tecnica, oggi più di ieri forse, sicuramente anzi, tutti gli strumenti per capirne il significato. L'importante è che si capisca che quella è una parola tecnica. Allora sfrondiamo invece il discorso del diritto di tutte quelle parole che sono paroloni altisonanti, che servono a elevare il tono del discorso ma che non aggiungono nulla a livello tecnico. E sostituiamole, quelle sì, con parole comuni. Altro discorso poi dovrebbe essere fatto sul lessico, sulla sintassi, ma forse questo non lo riservo per rispondere a un'altra domanda. Sì, infatti, proprio riallacciandomi a quello che ci ha appena detto professore, nel suo articolo si parla anche dell'opportunità che i giuristi acquisiscano una specifica conoscenza linguistica ad evidente vantaggio non solo dei rapporti professionali tra loro, ma anche nei riguardi dei consociati, dei cittadini. Ecco, questa riflessione, come puoi immaginare, ci ha molto colpito, dal momento che anche il progetto di Diritto al Punto è nato proprio dall'esigenza di creare contenuti che rendessero maggiormente chiari normative ed istituti giuridici che spesso sono difficili comprensione per l'utente non specializzato. Ecco, e quindi a questo proposito volevo domandarle quali sono, secondo lei, gli strumenti per semplificare da un punto di vista linguistico il sapere giuridico e renderlo quindi più accessibile ai cittadini. È lo stesso discorso, anzi, la continuazione del discorso che avevo appena iniziato. Il giurista dovrebbe avere una consapevolezza linguistica. E questa consapevolezza linguistica gli dovrebbe arrivare, cosa che non successe a me quando feci qualche anno fa l'università e probabilmente non è successa neppure a voi, gli dovrebbe derivare direttamente dall'università, ma il problema di come si scrive o come si parla all'università in campo del diritto non si pone e di solito non si affronta. In realtà andrebbe affrontato fin da allora, perché non per insegnare a scrivere al giurista, o forse anche un po' anche per quello, ma soprattutto perché il giurista acquisti una consapevolezza della necessaria comunicatività che il suo scrivere o il suo dire deve necessariamente avere. Allora, deve necessariamente utilizzare le parole tecniche quando le parole tecniche servono. Naturalmente deve essere anche pronto a spiegarle, ma questo non c'è bisogno di dirlo ai giudici, forse sì, ma non c'è bisogno di dirlo agli avvocati, che svolgono questo ruolo di intermediazione linguistica in continuazione quando parlano con il cliente. Dovrebbero, se non spiegarle, metterle all'interno del testo, del discorso in generale, in modo tale che si capisca che sono parole tecniche, quindi poi chi non le conosce, possa, attraverso un dizionario, semplicemente attraverso un telefonino, andare a capirne il significato. Una volta che io so che quella parola è una parola tecnica, ne riesco anche a risolvere, a superare la difficoltà semantica, perché mi vado a trovare il significato di quella parola. Se volete, questo vale per il giurista in generale, vale per il legislatore, se volete una sorta di cartina di tornasole,
pensate alla nostra Costituzione. La nostra Costituzione, naturalmente pensate alla nostra Costituzione della versione originaria, quella del 47, entrata in vigore, approvata il 22 dicembre del 47, entrata in vigore nel 48. La nostra Costituzione, questo l'hanno detto, dimostrato con studi pratici i linguisti, arrivò al 40% della popolazione, una percentuale alta. Perché? Perché, in primo luogo, per il lessico, perché utilizzava i più possibili parole del linguaggio comune, e ci sono anche parole tecniche, ma quelle parole tecniche sono immediatamente individuabili e quindi, come dire, aggredibili per la soluzione del loro significato. Quindi facilmente aggredibili per la soluzione del loro significato. Ma non è solo una questione di parole, è anche una questione di costruzione del discorso. La sintassi spesso del discorso giuridico è una sintassi complessa. Complessa per tanti motivi, un po' per tradizione, un po' perché retoricamente certe complessità servono per raggiungere, mettere a fuoco, a concentrare il focus comunicativo su certe parole. Bene, di questa complessità il giurista dovrebbe farne un uso consapevole. Non dico che sempre e comunque il giurista debba scrivere in modo piatto, tutt'altro, ma quando è possibile scrivere in modo piatto, senza utilizzare subordinate di terzo, quarto, quinto grado, senza utilizzare gerundi, senza utilizzare forme passive, senza... è bene che lo faccia, fermo restando, e qui non si scappa, che se il giurista, come spesso accade, deve affrontare una questione complessa, la questione complessa, un ragionamento complesso, non può che essere espresso attraverso una ipotassi, cioè attraverso le subordinate, perché solo attraverso le subordinate si mettono in luce tutti i nessi, le evolute del ragionamento, che altrimenti si lascerebbero all'individuazione del nostro interlocutore e potrebbe non individuare quelle volute, quei passaggi che viceversa con una ipotassi ben costruita gli si pongono direttamente sul piatto. Quindi se il giurista vuol farsi capire deve intervenire sul lessico, limitando, utilizzando solo quando sono necessarie parole tecniche, eliminando tutte le parole che non sono tecniche, quelli che i linguisti chiamano i tecnicismi collaterali, tutte quelle parole che servono solamente a alzare il tono del discorso, ma non hanno un contenuto tecnico. Perché utilizzare una congiunzione come di talché? O perché usare a luogo? Eppure quante volte si trova? Anche espressioni un po' strane. Il giurista, questo sicuramente l'avete spesso utilizzato anche voi, quando nelle conclusioni mettete delle richieste subordinate, le mettete delle richieste subordinate per quale motivo? Per mero tuziorismo difensivo. Anche espressioni di questo genere hanno poco significato, perché non sono poi alla fine comprensibili. Il rischio, attenzione, per cui anche di questo bisogna fare molta attenzione, che poi ci sono delle parole che il giurista utilizza e utilizza con significato tecnico, ma che in realtà sono parole comuni. Confusione. Voi ora siete in religioso silenzio e non fate confusione, non fate chiasso. Ma il giurista utilizza confusione anche in un altro significato, quella famosa che poi nessuno sa all'esame quando gli si domanda, modo di estinzione dell'obbligazione. Ecco, anche di queste parole il giurista, che deve utilizzare naturalmente, su questo deve fare ancora maggiore attenzione, perché si potrebbero prestare ad una qualche equivoco da parte di chi legge o ascolta e non è giurista. Ma attenzione, l'attenzione, scusate la ripetizione, vale anche nel discorso per i giuristi. Se voi pensate, e dico un esempio classico che tutti conoscono, al significato di possesso. Di fatto di possesso è lo stesso in diritto civile e in diritto penale? No, perché il possesso dell'articolo 1140, civilisticamente inteso, non è lo stesso possesso che sta alla base dei reati di furto e di appropriazione indebita. Ora, queste ridefinizioni all'interno della scienza giuridica sono ridefinizioni che si vanno sempre più aumentando, perché il diritto si sta sempre più specializzando e quindi all'interno delle singole branche specializzate del diritto si afferma un linguaggio che gli stessi altri giuristi possono non conoscere. E allora, attenzione, se si vuole continuare a comunicare tra giuristi bisogna davvero sviluppare questo orecchio particolare, questa particolare sensibilità linguistica. Questo per quanto riguarda il lessico e ugualmente per quanto riguarda la sintassi. Discorso, utilizzare il più possibile
la pari ordinazione, come dicono i linguisti, ma fino a un certo punto, tenendo sempre ben presente che non si può semplificare, che l'eccessiva semplificazione coincide poi a volte con la menzogna, come diceva Italo Calvino. E allora, quando si deve affrontare un discorso, un ragionamento complesso, il giurista deve essere pronto a utilizzare tutti gli strumenti che una corretta sintassi gli offre, in particolare la subordinazione, anche i gerundi. Mi perdoni, professore, in punto, una curiosità, no? Da un punto di vista pratico, il giurista, no, viene educato dal mentore, diciamo, dal dominus. Il problema è proprio questo. Esatto, a cercare frasi non complesse. Perché? Perché la frase complessa da un punto di vista difensivo è rischiosa sempre, non solo da un punto di vista di buon uso dell'italiano, cioè l'incapacità per il fiorentino medio di individuare sempre tutti i congiuntivi corretti, e spesso si trovano i congiuntivi corretti individuati di solito. Esatto, troviamo spesso qualche arrosto, però la mia domanda è proprio questo, cioè se i dominus comunque da anni insegnano l'atto semplice, l'atto lineare, quello senza gerundio, quello senza subordinata, da un punto di vista lessicale, di analisi Vero che insegnano così, perché dagli atti che vedo io e che appunto vengono portati al laboratorio, spesso l'apparenza non è proprio quella. Magari accadesse così, il fatto è che molto spesso, proprio perché la scrittura del diritto non si impara all'università in modo conforme per tutti, ma si impara dopo, quando uno si è laureato e entra nel mondo del lavoro e se fa magistrato viene affiancato al magistrato, come un tempo si diceva, come uditore giudiziario, ora si parla di magistrato ordinario in tirocinio, ma è il magistrato che sovrintende la sua attività che gli insegna a scrivere. Chi entra a fare la pratica professionale è il dominus, chi entra in un ufficio pubblico è l'impiegato più anziano, ma se l'impiegato più anziano, se il dominus, se il magistrato di riferimento non usa una scrittura chiara e sintetica, le conseguenze sono quelle che poi purtroppo si riscontrano. E il paradosso è che anche quando, parlando di magistrati, la Corte di Cassazione, prima ancora della legge Cartabia, riconosce il principio di chiarezza e sinteticità come fondamentale per ogni processo, guarda caso e paradossalmente lo fa con un periodo, andate a contare le parole, di 140 parole senza un punto. Quindi, per cui, per carità, si capisce, ma appunto è un paradosso. Devo dire che è un po' come se fosse quasi, cioè sembra che dal nostro confronto sia quasi a noi inculcato, no? Tipo il dominus che scrive de più. Se me lo vengono a dire a me, dico, oddio, è agghiacciante. Poi leggo un atto anche mio e dico, però l'ho scritto anche io. Ma funzionismo difensivo l'ha mai utilizzato lei? Scusi? Io sì. Funzionismo difensivo l'ha mai utilizzato? Assolutamente. Assolutamente, no, ma dalle sue parole ci sono rimaste di queste parole, che alcune sono assolutamente innocue. Sì, sì. Pensate a risalente. Da noi giuristi in generale, è tutta una giurisprudenza risalente, un articolo risalente, per dire giurisprudenza un po' vecchiotta, l'articolo un po' vecchiotta. Ma provate a andare, perché voglio chiamare la macchina dal concessionario, dal meccanico, per dire, guarda, voglio cambiare la mia macchina risalente. Quando ti guarda e ti dice, ma cosa sta dicendo? Perché anche questa espressione, questo aggettivo ex participio risalente, nella lingua comune si utilizza, sì, ma si utilizza sempre appoggiandolo a un momento di tempo, risalente al 1915, risalente all'anno scorso, risalente all'altro ieri. Risalente usato in modo assoluto, per dire vecchio, lo utilizzano solo i giuristi. Sì. Anche quello è un tecnicismo collaterale che non dà fusteria a nessuno, per carità, ma sul quale si potrebbe fare attenzione. Sì, no. Tanto è vero, quando io sento, magari in qualsiasi circostanza, qualcuno che usa risalente in modo assoluto, senza appoggiarlo a un complemento di tempo, dico, quello è stato giurisprudenza. Certo. Sì.
Professore, partiamo e passiamo ora a un nuovo quesito, cioè un tema un po' più settoriale, per così dire, ovvero il recente decreto ministeriale del 10 agosto 2023, il numero 110, che ha introdotto appunto il regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari. Questa novità normativa ha indubitabilmente ingenerato o comunque creato un dibattito tra gli operatori di diritto, devo dire anche con orientamenti abbastanza contrastanti in merito. Ma dal suo punto di vista di esperto di lingua giuridica, come ci si deve approcciare a questa novità, secondo lei? Debbono essere viste dai giuristi come un limite oppure, meglio, e da un punto di vista, diciamo, speranzoso, come una grande opportunità da cogliere? Buona la seconda, si potrebbe rispondere. È dal mio punto di vista sicuramente una ottima opportunità da cogliere. E questo lo si capisce direttamente da come è costruito il decreto, che è un decreto attuativo dell'articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. L'articolo, il DM, fornisce delle indicazioni su come costruire gli atti, è vero, introduce anche dei limiti dimensionali, ma quei limiti dimensionali a cui fa riferimento sono limiti dimensionali, in primo luogo, piuttosto ampi, tenendo presente che in ogni caso il DM non si applica a tutte le controversie che superino il mezzo milione di euro di valore, e poi in ogni caso a quelle che abbiano valore inferiore, in ogni caso il limite sono le 40 pagine, se non ricordo male, 80.000 battute. Anzi, fatemelo controllare. Sì, Il terrore delle sono battute, ce 80.000 l'abbiamo caratteri, anche noi. 40 pagine. Quindi, in realtà, se voi semplicemente fate riferimento alla vostra esperienza professionale, quante volte vi è capitato di scrivere un atto che superi le 80 pagine, le 40 pagine? Non molto Mai. spesso, suppongo. Quindi Mai. i limiti ci sono limiti ampi, ma i limiti possono essere superati quando si tratta di affrontare questioni particolari. E in realtà è proprio questo il fulcro attorno al quale ruota la ratio del DM, ma anche in realtà la ratio della riforma Cartabia. E quasi per paradosso, l'articolo più importante, passo più importante di questo DM, secondo me, è un articolo che non riguarda gli avvocati, ma riguarda i giudici. Riguarda i giudici i quali fino adesso sono sottratti, diciamo così, ai limiti. Dico fino adesso perché si stanno apportando dei correttivi tanto alla disposizione di attuazione, articolo 46, e poi si apporteranno anche alla DM, in forza dei quali anche i giudici saranno sottoposti ai limiti dimensionali, salvo poi valutare quali possono essere le conseguenze, che per l'atto dell'avvocato sono solo naturalmente in termini di spese. Per l'atto del giudice che superi i limiti dimensionali, quali conseguenze potranno essere introdotte? Probabilmente le uniche conseguenze in questo caso potranno essere introdotte potranno riguardare la valutazione della professionalità del giudice che periodicamente viene fatta, esaminando gli atti del giudice e dai consigli giudiziari, ma questo ancora non si sa. Comunque, quello che conta, il principio fondamentale attorno al quale ruota il decreto, è quello previsto dall'articolo 7, criteri di redazione dei provvedimenti del giudice, secondo comma, che dice: le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. E allora, come vedete, se lo scopo del DM, in realtà articolo 46 di disposizione di attuazione, ancora prima articolo 121 del codice di procedura civile, è quello di realizzare la sinteticità e quindi come strumento per la chiarezza e quindi come passaggio ulteriore la chiarezza, sinteticità e chiarezza, il principio di sinteticità e chiarezza è un principio essenzialmente di carattere culturale, cioè occorre in ogni caso legare la dimensione dell'atto alla complessità della questione. Questo significa scrivere in modo sintetico e chiaro.
Se io ho di fronte una questione complessa, dovrò affrontare quella questione complessa con un numero e con un sistema di argomenti e anche di parole diverso rispetto a quello che mi serviranno per affrontare una questione semplice, tenendo conto che sinteticità ha un valore tecnico preciso. Sinteticità significa scegliere tra gli argomenti che mi servono per dimostrare la mia tesi quelli che sono veramente utili, eliminando tutti i superflui. E io potrò raggiungere la chiarezza se alla sinteticità intesa in questo senso aggiungo la concisione. Nel momento in cui elaboro il singolo argomento, dovrò utilizzare il minor numero di parole possibile, eliminando tutte le parole sovrabbondanti. Ecco che allora il concetto di sinteticità volto alla chiarezza, in questa forma di Endiali, sinteticità e chiarezza, è un concetto che necessariamente da un lato si fonda, ma dall'altro si differenzia da quello di concisione. La concisione significa lavorare sulle parole, eliminare le parole superflue. Sinteticità significa lavorare sugli argomenti, eliminare gli argomenti superflui. E quando io ho costruito un atto effettivamente sintetico, significa che ho inserito tutti gli argomenti che necessariamente mi servivano per dimostrare la mia tesi, indipendentemente, e quindi è necessariamente per definizione anche un atto esaustivo. E la difficoltà di costruire l'atto in modo corretto è proprio questo: evitare di eliminare argomenti che sono utili, non inserire argomenti che sono sovrabbondanti. Mi permette a chiusura del suo intervento una citazione che sicuramente lei riconoscerà, gliela sottopongo. Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non ingombra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non mette in sospetto con la sua sottigliezza. Proprio il contrario dunque di quello che certo il pubblico intende per grande avvocato. E questo è Calamandrei, naturalmente. Esatto, questa è la citazione di un personaggio, diciamo forse il personaggio o uno dei più noti personaggi giuristi italiani, che scrive qualche anno fa, ben prima della nota riforma Cartabia, quindi no, diciamo... Questo lo scrive nel 35, perché questo è contenuto nell'elogio dei giudici scritto da un avvocato, che lui scrive nel 35 e che dedica al figlio Franco, con il quale avrà poi durante e dopo la guerra certi contrasti, ma lo dedica al figlio Franco perché il figlio Franco proprio nel 35 si era appena iscritto alla facoltà di giurisprudenza. E sempre quindi... in codesto libro, in codesta raccolta di pensieri, c'è un altro molto significativo, è quello che dice che la chiarezza, la priorità e la chiarezza sono gli strumenti necessari per corrompere onestamente il giudice. Quindi chiarezza e sinteticità sono strumento di una onesta corruttela nei confronti del giudice. Anche questo sarebbe bene tenerlo, come dire, abbastanza presente. Ecco. Quindi una storia che si ripete. Allora, proprio su questa storia mi permetto di chiudere questo nostro intervento. Sia io, diciamo, del relato, ma soprattutto l'avvocatessa Latini, abbiamo sostenuto proprio con lei uno dei nostri primissimi esami di giurisprudenza. E meno male non l'ho buttato fuori. Questo, io ripeto, era... Io non ero proprio nel suo corso per lettera, mentre la collega Latini sì, e quindi il professore era titolare della cattedra di diritto, storia del diritto moderno, insieme al professor Cappellini, che tra l'altro, e soprattutto uno dei testi di riferimento, era proprio L'Europa del diritto, che a noi poi è rimasto molto caro come testo, perché redatto dall'esimio professor Paolo Grossi, che noi abbiamo avuto l'onore davvero di intervistare a Villa Rottigliosi. Ecco, professore, dopo questa breve digressione a Marcord, me la deve concedere, volevo chiudere con un consiglio a tutti i giovani giuristi su come imparare a fare un corretto uso del linguaggio giuridico. Sono gli strumenti, i metodi sono due o tre, anzi, anche perché le soluzioni sono sempre tre. In primo luogo, leggere, e non testi di diritto, naturalmente, intendo alta letteratura, cioè fare l'esatto contrario di chi, prima di scrivere la certosa
di Parma, per prendere il tono giusto di scrittura, leggeva qualche pagina del codice Napoleone. No, ha fatto l'esatto contrario. Prima bisogna scegliere, leggere qualche pagina della certosa di Parma e poi mettersi al tavolo di lavoro del giurista. E poi non solo leggere, 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 ma scrivere, scrivere, scrivere. Perché per scrivere in modo chiaro e sintetico ci vuole moltissimo esercizio. E quindi scrivere e riscrivere, fare lavoro di riscrittura, che è quello che normalmente facciamo appunto nei nostri laboratori. Quella del corso, quella del corso di perfezionamento fatto con l'Università di Firenze, quella ad esempio dei vari corsi che facciamo ormai da anni con la Scuola Superiore della Magistratura. Prevedono sempre una parte di lezione frontale, ma poi il grosso del lavoro si svolge in laboratorio, scrivendo e riscrivendo, cercando di riscrivere in modo il più possibile chiaro e sintetico. E guardate che alla riscrittura si procede sempre per gradi, per cui se voi fate un atto, scrivete l'atto, lo lasciate riposare una notte, lo leggete la mattina dopo, sicuramente troverete degli elementi da riscrivere per raggiungere quell'obiettivo. Se lo lasciate riposare ancora un po', come si fa con quelle torte che hanno bisogno di una doppia levitazione, quando lo riprenderete in mano vi renderete conto che ci saranno ancora qualcosa di altro da aggiungere o da modificare. Quindi i tre consigli sono leggere, 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 scrivere, 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 se avete tempo aspettare. Il tempo è denaro in questo caso, possiamo dire, però cioè, denaro positivo dell'attesa. Il termine scade, e quindi... Esatto. Va bene, professore, che dirle? Anzitutto, grazie. Siamo grazie arrivati... a chiusura del nostro episodio e la vogliamo davvero ringraziare di cuore per quella che è stata la sua disponibilità, la sua occasione per noi per confrontarsi e crescere sempre un po' di più. Speriamo come grazie. Sempre che la puntata sia stata di vostro gradimento, che abbiate imparato come sempre insieme a noi qualcosa di nuovo. Se avete qualche domanda di diretto scriveteci su Facebook, Instagram o alle nostre mail ufficiali che sono info@diritto.it oppure consulenza@diritto.it e noi saremo sempre ben felici di rispondervi o provvederemo a fare puntate ad hoc per voi con oggetto appunto le vostre domande più frequenti. Vi lasciamo con la nostra sigla e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!